il Delta del Po oggi, il comune di Porto Tolle e soprattutto la confinante Goro, i due comuni che Goro in Emilia Romagna, stanno soffrendo questa specie aliena che è il granchio blu, che ha invaso praticamente le nostre lagune, riducendo praticamente a zero la produzione delle vongole averace e della cozza, tra l'altro Porto Tolle in sacca di Scardovaria e la cozza DOP. Ci sono 1500 persone a Porto Tolle e 1500 persone a Goro che sono praticamente a casa da lavorare con la produzione a zero. Il problema è esploso a giugno, evidenziato subito attraverso la regione del Veneto, la regione Emilia Romagna, il distretto Alto Adriatico, evidenziata al governo che ha cercato delle misure ordinarie, ma non è bisogno dello straordinario. Ringrazio l'onorevole Conte, l'europarlamentare, scusate, Conte e Ghidoni, perché sono interessate subito. L'intenzione è quella di creare quella filiera, quella sinergia istituzionale che parte da l'Europa, sia per una questione ambientale, visto che comunque è compromesso anche l'habitat del Delta del Po per quanto riguarda proprio la sua natura specifica, e naturalmente il settore della pesca che è oggi in ginocchio.